fin dal ritiro, Gigi Del Neri costruisce le sue squadre, la sua organizzazione, partendo dalla fase di non possesso, cercando già di curare sia per i difensori che per i centrocampisti che per gli attaccanti i primi particolari. I primi movimenti partono in maniera classica, senza la presenza di nessun avversario. Di solito Gigi Del Neri, quando inizia a costruire le sue squadre, partendo da zero, non è sua abitudine partire da situazioni di 1 contro 1, 2 contro 2, per poi arrivare ai movimenti di reparto. Lui di solito preferisce mettere sul campo dei birilli che segnano delle zone e schierare così la linea a 4, con il compito di frapporsi in ogni momento tra la palla e la porta. E così va avanti via via con gli attacchi ai coni. Un calciatore di solito si sposta in avanti e l'altro copre. Poi, quando i quattro difensori hanno meccanizzato alcuni movimenti, lui piano piano inserisce un attaccante avversario in maniera da andare a complicare le situazioni. Quindi esercizi blandi inizialmente, semplici e poi piano piano sempre più aggressivi. Questo per quanto riguarda la linea difensiva. Invece, per quanto riguarda complessivamente il centrocampo, in generale lui si comporta alla stessa maniera. Attacco, copertura e accorciamento sulla palla sono i suoi le sue esercitazioni principali, senza logicamente in questo periodo considerare il fuorigioco, abolendo la diagonale ad L, come puoi vedere dal video. Quindi lui decise di eliminare questa diagonale inventata da Arrigo Sacchi, almeno qui in Italia negli anni 90, quindi abbassando, diciamo, l'esterno alto di centrocampo e abbassando il difensore in questa maniera. Questa, diciamo, è l'innovazione che lui portò nelle sue squadre. Adesso andiamo a vedere una situazione specifica di come si comporta la squadra di Gigi Del Neri nel momento in cui la palla dal centrocampista, che può essere centrale, viene trasmessa all'esterno alto di sinistra o di destra. In questo caso il numero 7, l'esterno di centrocampo, va in pressione all'avversario e il centrocampo di conseguenza scala. Abbiamo detto che il numero 10, in questo caso qui, lui preferisce non fare la diagonale a L, quindi alzarlo, ma mantenerlo sulla stessa linea dell'8, mentre contemporaneamente la difesa anch'essa si alza. Il 2 va in pressione a chiudere il passaggio verso il giocatore avversario, mentre la linea difensiva si comporta di conseguenza. Anche qui, naturalmente, il numero 3 non va a fare una diagonale alta in questa maniera qua, ma si posiziona in linea al numero 6. Andiamo a vedere un'altra situazione in cui invece sulla fascia non abbiamo più l'avversario, ma l'avversario lo abbiamo invece centralmente, quindi con fascia scoperta. Quindi il giocatore passa la palla al centrocampista alto ed ecco che il 7 accorcia, parte tutto il movimento, mentre il 2 va ad accorciare anch'egli in avanti. Quindi abbiamo l'accorciamento del 2.
mentre andiamo a vedere cosa succede quando la palla è in possesso di uno dei due centrocampisti. Ecco, quello che Gigi Del Neri vuole dai suoi giocatori è, non vuole mai l'anticipo, ma il posizionamento e il recupero, casomai per intercettamento. Di solito i giocatori di Gigi Del Neri a centrocampo fanno anch'essi il movimento classico: uno attacca e l'altro copre. Come possiamo vedere dal video, quindi Lotto va in pressione, nel momento in cui l'8 va in pressione il 4 va in copertura. Mentre per quanto riguarda invece la fase di costruzione, Gigi Del Neri ai due centrocampisti non chiede solamente il sostegno, la copertura e diciamo la costruzione del gioco, chiede anche eventualmente degli inserimenti centralmente. Mentre per quanto riguarda la fase difensiva da parte delle punte, Gigi Del Neri non chiede grande sacrificio alle sue due punte, perché lui pensa e crede che le punte debbano fare le punte, quindi difficilmente chiede alle sue due punte di rientrare dentro la sua metà campo andando a contrastare i due centrocampisti. Certo, questo è di prassi, logicamente, nel momento in cui si è in difficoltà anche le due punte sicuramente dovranno rientrare, ma di solito difficilmente lui chiede questo come opzione principale. L'unica opzione che chiede alle due punte è nel caso in cui la squadra avversaria dovesse giocare con un centrocampista davanti alla difesa, allora chiede specificatamente a una delle due punte di andare a pizzicare il centrocampista davanti alla difesa, che ha il compito di costruire l'azione, il tipo Pirlo. E in questo caso Gigi Del Neri chiede sempre di andare a contrastare il giocatore che gioca davanti alla difesa. Ma comunque rimane sempre il fatto principale che le due punte, secondo Gigi Del Neri, devono fare le punte. Adesso andiamo a vedere due situazioni che possono capitare. Quindi la situazione in cui il centrocampista esterno di sinistra praticamente salta il centrocampista del numero 7. Andiamo a vedere come si muove la linea di difesa di Gigi Del Neri. In questo caso, se diciamo che non esiste, non c'è nessun avversario sulla fascia, come in questo caso, il primo ad uscire sarà il numero 2, quindi l'esterno va in pressione in prima battuta, come potrai vedere dal video, e tutta la linea difensiva e il centrocampo scivola. Quindi prima soluzione: il esterno alto è saltato in prima battuta, se non c'è un avversario sulla fascia da controllare da parte del 2, esce il 2, mentre se in fascia c'è un avversario, a questo punto qui esce il centrocampista centrale con lo scivolamento da parte della linea di centrocampo, è il 2 che va a togliere e chiudere lo spazio di passaggio al centrocampista in fascia o punta. Un'altra soluzione che Gigi Del Neri attua, soluzione tattica, è nel momento in cui l'avversario sulla fascia ha la palla, è quello di non farlo andare a prendere al numero 7, in questo caso centrocampista alto, ma se il 2 in questo caso non ha un giocatore da marcare in fascia, fa uscire il numero 2 sul centrocampista alto di sinistra avversario con l'aiuto da parte del centrocampista centrale. In questa maniera
in maniera tale da avere, nel momento in cui riconquista subito la palla, il numero 7 pronto per una ripartenza.